Investire i propri risparmi. Da dove comincio? Dove inizio? Che cosa devo fare? Allora, in tantissimi mi fanno questa domanda, ragazzi, anche nella vita quotidiana, quando cammino per strada, quando sono in palestra, quando vado a suonare, quando vado a cantare ad uno dei miei concerti, e la mia risposta è sempre la stessa. Devo fare una serie su YouTube, devo dare del contenuto di questo tipo a tutte le persone, perché tutti devono avere la possibilità di capire che cosa significa investire i propri risparmi, che cosa significa gestire i propri soldi. Ed eccoci qua in questo video, dove vi racconterò come ho iniziato io, vi faccio capire quella che è stata la mia esperienza, dove ho iniziato io, e potete magari prendere spunto anche da questo. Oggi intanto è una giornata di sole e finalmente, ragazzi, anche se fa molto freddo, però c'è molta luce. Allora, vi racconto questa storia, la mia personale, quando ho iniziato e perché ho iniziato. Allora, ero all'università tantissimi anni fa ed era il periodo in cui era appena nato il trading online, la possibilità di fare investimenti utilizzando gli smartphone, che allora erano ancora con le linee, ragazzi, e potevamo fare investimenti però senza andare in banca. Tanto tempo fa, per fare investimenti finanziari bisognava andare in banca, c'erano delle room che si chiamavano borsini. A quel tempo invece, quando ho iniziato il trading online, tutti avevano la possibilità di avere accesso a questo mercato e ho iniziato ad appassionarmi. È iniziato come una curiosità, poi sviluppatasi perché durante un mio corso di laurea, mentre studiavo la materia informatica, a un certo punto il professore ha iniziato a parlare anche di questo nuovo meccanismo di trading online. Io ero tutor del corso di informatica, ho iniziato ad appassionarmi a questa materia del trading online, ho iniziato a capire come funzionava e fare i miei primi investimenti sul mercato. Allora, da dove si parte? Prima cosa, la curiosità. La curiosità ci dà la possibilità di apprendere qualcosa di nuovo e soprattutto ci dà la possibilità di approfondire un argomento, e questo è fondamentale. Dovete avere questa curiosità, quindi appassionatevi all'argomento. L'altra cosa fondamentale è purtroppo togliere dalla vostra testa tutto quello che le pubblicità, il marketing online vi ha buttato addosso relativamente agli investimenti finanziari. Cioè, fate i soldi facili, la ragazza con la macchina, la Ferrari sotto casa, la Lamborghini che accarezzate nel parcheggio, diventate miliardari senza aver fatto un cavolo della vostra vita. Allora, toglietevi assolutamente questo concetto dalla testa, perché è fuorviante, e invece amate la materia degli investimenti finanziari per un motivo specifico: perché dovete dare importanza a quello che fate voi nella vostra vita, perché i vostri risparmi sono la vostra vita, ragazzi. Quello che avete accumulato, quello che avete messo da parte fino ad oggi, e quindi dovete dargli importanza. Dategli importanza, perché significa dare importanza a voi stessi. Allora, appassionatevi a questa materia, anche se non ne fate il vostro lavoro, è irrilevante questa cosa. Dovete iniziare a capire come gestire i vostri soldi, perché dovete farlo voi, non dovete farlo fare a nessuno, almeno per il momento, almeno fin quando non avete capito come e cosa significa gestire, investire e avere questa mentalità. Da dove si inizia? Allora, vi ho raccontato la mia storia, come ho iniziato io, però poi materialmente che cosa dobbiamo fare? Intanto, ragazzi, dobbiamo informarci sull'argomento degli investimenti. Qui trovate anche una splendida serie che sto facendo, Investire a 20 anni, ragazzi, quindi iscrivetevi magari al canale e se ancora non l'avete fatto, e seguite i miei video relativamente a Investire a 20 anni, perché faccio questo tipo di contenuto ogni settimana sul canale Trading On. Un'altra cosa, andate a spulciare in rete tantissime informazioni, però purtroppo, ragazzi, c'è un problema relativamente agli investimenti: dovete starvi attenti. Quindi io vi do un consiglio per ragionare in maniera minimalista, quindi togliere tutto ciò che è fuorviante per chi vuole capire gli investimenti. Per capire gli investimenti dovete semplicemente ragionare in questo modo: investire significa acquistare un bene che vi genera un profitto. Basta, tutto qui, è semplicissimo. Poi andare a capire qual è quel tipo di bene, dov'è che mi conviene, qual è più adatto alle mie esigenze, lì andiamo a fare un percorso di approfondimento. Però la prima cosa, ragazzi, da capire è trovo uno strumento finanziario dove investire,
per ottenerne un profitto. A questo punto, come iniziare? Da dove iniziamo? Andiamo online, ci sono una serie di siti di informazione, non di vendita ragazzi, dove possiamo vedere per esempio le quotazioni di tutti gli strumenti finanziari. Ci sono tanti strumenti finanziari, a questo punto dobbiamo anche chiederci, ce ne sono veramente migliaia. Come faccio io a ragionare in maniera minimalista, quindi trovarne solo uno? È semplice ragazzi, girate l'occhio a quello che avete intorno. Se avete intorno un iPhone, guardate Apple. Se avete intorno un computer, un PC, guardate Microsoft. Oppure semplicemente, se proprio non sapete cosa guardare intorno, andate online e avete quel bel motore di ricerca che si è aperto davanti a voi con la pagina bianca e una sola casellina che si chiama Google. Quindi andate a guardare Google, ragazzi. Semplicemente guardate tutto ciò che usate. Se volete trovare uno strumento finanziario da guardare per appassionarvi, per capire che cosa può essere un investimento finanziario, andate a guardare quello che avete intorno, è molto più semplice. Per esempio, un'idea generale: quanto potevo guadagnare se avessi comprato 1000 euro di Apple nel 2019, a gennaio 2019? Andiamo a guardare quanto quotava Apple nel 2019 e andiamo a guardare oggi quanto avrei guadagnato, quant'era il mio profitto. Facciamo una bella cosa, facciamolo davanti a un grafico. Allora ragazzi, eccoci davanti al sito che vi consiglio di consultare in maniera abbastanza basilare per iniziare ad apprendere, ad avere informazioni relativamente agli investimenti. Questo è investing.com, un sito molto semplice, è un portale di informazioni, quindi trovate una serie di informazioni, tantissima pubblicità ragazzi, su quelli che sono i mercati finanziari. Può essere confusionario, ma a noi quello che ci interessa è la barra di ricerca nel sito ragazzi, e scriviamo semplicemente Apple, lo scrivete qui, a un certo punto vi appare una serie di strumenti finanziari. Quello che ci interessa ragazzi è il titolo, quello che vedete titolo nel Nasdaq, cliccate su e abbiamo il nostro la nostra pagina relativa ad Apple. Come vedete qui c'è il grafico. Allora questo è un grafico in questo caso che ci interessa per vedere l'andamento del titolo, quindi come vediamo un andamento estremamente rialzista. Ma se vogliamo poi farci i calcoli, quanto avrei guadagnato se avessi investito 1000 euro in Apple al 1 gennaio 2019, semplicemente cliccate sopra il grafico, vi si apre un'altra pagina dove entriamo nel cosiddetto grafico più tecnico. Quello che vi consiglio di fare arrivato a questo punto ragazzi è andare su questa freccettina e mettere una settimana, perché è il modo migliore per vedere questo grafico. Andiamo subito a vedere in maniera abbastanza chiara i prezzi di Apple al 2019. Vedete 2019 è scritto qui, quindi io mi posiziono con il mio dito più o meno al 2019, vedete 147 dollari. Questo significa che se io avessi comprato a gennaio 2019 Apple, avrei pagato un'azione 147 dollari. Oggi quanto avrei? Quanto vale oggi ragazzi? Lo vediamo qui sull'asse destro e vedete che vale 321 dollari. Quindi se io avessi acquistato nel 2019 a gennaio a 147 dollari Apple, oggi avrei con una sola azione 321 dollari. Facilissimo ragazzi, basta fare una sottrazione, 321 meno 147, avrei ottenuto un rendimento di 174 dollari, che ragazzi sul mio capitale in questo caso addirittura sono oltre il 100% di rendimento. Ebbene, questo è un esempio di come poter vedere e come informarsi su che cosa significa fare un investimento finanziario. È così facile fare investimenti? Assolutamente no ragazzi, però è così facile andare a dare un'occhiata, ed è quello che vi consiglio ovviamente in questo video. Iniziate ad approfondire come si fa a capire la materia degli investimenti, da dove iniziare. Iniziamo a fare quello che ho fatto io, anzi fate una bella cosa, fatelo come esercizio, andate a fare lo stesso esercizio che abbiamo fatto in questo video su Microsoft, che è il contendente di Apple, e andate a vedere se io avessi comprato Microsoft a gennaio 2019 un'azione, oggi quanto sarebbe stato il vostro rendimento, il vostro profitto
percentuale? Vi faccio questa domanda, scrivetemela nei commenti. Io vi ringrazio di essere stato qui con me. Ovviamente tutti i vostri dubbi lasciatemeli iscritti, ragazzi, nei commenti, e mettete un mi piace su questo video. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!